Salve a tutti, buongiorno. Sono a Termini e per partire, se per mettermi nel Leonardo Express per arrivare all'aeroporto di Fiumicino, dove dovevo attendere un po' prima di imbarcarmi per il Giappone. Manca poco ormai, forse. Sono finalmente riuscito a fare il check-in e l'imbarco. Ora mi avvio verso il gate per imbarcarmi. Ci vorrà un altro po', però non manca molto. Madonna, è un labirinto questo aeroporto. Immagino quello di Narita, non oso pensarlo proprio. Sarà un'avventura devastante. Ci stiamo per imbarcare. Ora è arrivato il pranzo. Ora vi faccio vedere che cosa c'è. Ecco qua. Olle, patate, riso. Non ho capito come è il riso. Insomma, un pranzo principesco. Oh, perfetto, sono arrivato ad Abu Dhabi. Il volo è andato bene. Il servizio di Etihad anche in economy è di buona qualità. Le aziende passano ogni poco per servirti, sia con l'acqua che comunque con il cibo. L'entertainment multimediale è fatto bene, ci sono anche film abbastanza recenti, anche se purtroppo non tutti in italiano. Soddisfatto, ora temporeggio qua, mi riposo un po' e poi mi pare che tra un'oretta c'è l'imbarco per Narita, quindi non starò tantissimo tempo qua. Oh, finalmente sono arrivato a Narita aeroporto. È stato un viaggio lunghissimo, sono ben 19 ore di volo e di scali, sì, più o meno una cosa del genere. Qua sono le 6:30, cioè qua sono le 13:30, in Italia sono le 6:30, è un casino. Adesso vado a ritirare il bagaglio e poi vediamo un po', dovrei trovare direttamente l'accompagnatore per che mi porta direttamente all'hotel. Vediamo un po' se lo trovo. Vediamo un po'. In pratica mi faceva fame e ho comprato questo panino, tipo un hamburger già fatto. Proviamolo. Buoni. Ho comprato al 7-Eleven vicino all'hotel, ho pagato 180 yen. Buono. Mangiabile. Sono andato a mangiare qualcosa in un localino che ho trovato qua per la strada. Vediamo un po'. Ho preso tutta roba che solitamente non mangio. Vediamo un po' come va. Speriamo bene. Mangiamo, proviamo. Buono.
oggi qualche verdura, a me non piace, però riesco a mangiare. Ho mangiato qualcosa e me ne sto tornando. C'è molto casino, non pensavo, però diciamo si sta bene. Ho speso alla fine 13,88 euro, non sono nemmeno tantissimi, diciamo è una cifra giusta. La città è in fermento e ci sarebbero mille cose da fare, solo che in pratica sono stracotto, quindi è meglio non abusare, perché poi comunque domani sarà una giornata piena, meteo permettendo, quindi rientro in hotel. Ovviamente ogni 2 metri che fate c'è una macchinetta che vendo sempre l'impossibile. Oh, buongiorno, sono appena uscito dall'hotel e sto praticamente andando a visitare il tempio di Anozono. È brutto tempo qua, fa pure un po' freschetto, per la verità. Ci sono 16 gradi, ci vuole la sciarpetta. Vediamo di arrivare a questo tempio che ho visitato su Google Maps un po'. E non è molto lontano dall'hotel dove sto io. In pratica ci sono 600-650 metri. Dai. Sono al tempio di Onezono. Praticamente adesso è in fase di ristrutturazione, ora vedo se riesco a capire come entrare per visitarlo. Dopo la passeggiata di stamattina al tempio sono venuto a pranzare al Shake Shack, che è praticamente una specie di McDonald's giapponese che ha recensioni ottimissime su Google Maps. Il menu è classico e le cose mi sembrano anche ben fatte. Vediamo un po', proviamo, sembra positivo. Ora lo assaggerò. Il locale è pure carino, è in una zona pure molto commerciale. Vediamo un po'. Buono, buono. Devi volto. Patatina. Meritano. Thank you.
Allora, mi devo segnare questo locale perché ci devo venire a mangiare. Fanno un sacco di cose di carne, che ovviamente possiamo già vedere come vengono, con i relativi prezzi. Ci sono un sacco di roba buona, quindi mi sa che domani sera vengo a mangiare qua. Stasera invece vorrei andare a provare la pizza. Lo so, dici che vai in Giappone e ti vai a mangiare la pizza, però volevo vedere la differenza con la qualità della pizza che c'è dalle nostre parti, che sicuramente sarà abissale, però mangiare una pizza all'estero secondo me è il suo perché. Dovrei comunque quasi essere arrivato. Questa è una zona un po' più tranquilla, anche se alla fine a Tokyo, cioè almeno qua nel quartiere di Shinjuku, non è molto pericoloso, anzi in generale il Giappone è il luogo ideale per viaggiare da soli, secondo me, perché pure andando negli angoli più, come si dice, pericolosi, non ci sono problemi, è pure il posto ideale per una ragazza, magari se vuole partire da sola è ottimo. No, sono venuto a mangiare praticamente una margherita in un locale giapponese. So che sembra un'idea un po' strana, ma effettivamente bisogna comparare, no? La pizza sembra buona, ora ve la faccio vedere, poi vi do un giudizio. Praticamente la pizza è buona davvero, è più buona di alcuni posti dove vado io a Cosenza, tutti ne parlano bene, invece secondo me è buona, non sto nemmeno morendo di fame, quindi non dovrebbe essere la fame, veramente è buona, pizza caffè napoletano si chiama, il locale è molto italiano, ci sono poche pizze, ovvio ci sono pure pizze improponibili, però è buono, si mangia bene, il posto è tranquillo, non è molto lontano dall'hotel, i costi sono abbordabili, c'è pure musica italiana di sottofondo, prima c'era Concato, ora non so chi sia questo in sottofondo, però che c'è? Ecco un po' di Tokyo by night, anzi di Shinjuku by night. Allora, questo siamo in uno dei punti cruciali di Shinjuku, praticamente siamo prima del quartiere a luci rosse di Kabukicho. Una volta era un quartiere pericoloso, ma invece in pratica è pieno di gente, quindi si può entrare tranquillamente anche con la famiglia, in realtà non c'è più nulla di pericoloso, però forse ancora ora girare con la videocamera non è proprio consentitissimo, insomma, ci potrebbe essere sempre qualcuno che dice qualcosa, quindi è meglio evitare, io quindi ora la spengo la videocamera. Sono praticamente dentro uno dei punti Sika, dove ci sono macchinette, videogame, vendita di magliette, di VR,
è uno dei posti più pazzeschi che abbia visto in vita mia. Cioè, se venite a Tokyo e Shinjuku, questo è d'obbligo proprio, soprattutto per gli appassionati, imperdibile, fantastico. Ci tornerò sicuramente prima di partire. Buongiorno a tutti, dopo un bel viaggetto in metro che non dura assai, so più o meno un quarto d'ora nemmeno, sono riuscito finalmente ad arrivare alla Chiabara. Ora vado a fare un giro, ovviamente mille negozi. Se stesso alla Chiabara non c'è molto, c'è solo questo quartiere, quindi se cercate altro non è il posto che fa per voi. Se amate invece l'elettronica, gli anime, i manga, i videogames, questo è il quartiere in assoluto migliore del mondo, non ce ne sono altri. ここで会ったのも何かの縁だ。興味があれば。私は黒の誓約書。Allora, ho fatto il primo giretto alla Chiabara, ovviamente c'è da uscire pazzi, soprattutto se si è appassionati di determinate cose, tipo manga, anime, tecnologia, videogiochi, l'ho forse già accennato prima, c'è veramente l'impossibile, l'inimmaginabile, l'unico inconveniente è che ovviamente uno deve essere pieno di soldi, ma soprattutto se avete intenzione di acquistare roba qua, partite con la valigia vuota, nel senso portatevi giusto qualche vestito per cambiarvi e basta, poi tutto nella valigia. Ho valutato l'ipotesi di portare o di comprare proprio qua una seconda valigia per caricarete di roba. Io sono venuto oggi a mangiare al Mac perché ho fretta di fare le cose, perché devo poi riprendere la metro per tornarmi a Shinjuku. Comunque, menù del Mac, ho pagato la bellezza di, non so se adesso metti a caro, 450 yen, che ho preso un panino, le patatine piccole e una Coca-Cola. 450 euro sono praticamente meno di 3,50 euro, c'è comunque un po' di differenza con quello italiano, non so perché, alla fine le cose sono le stesse, non cambia nulla. Quando venite a ordinare infatti vi chiedono, vi danno proprio il menu direttamente con quello internazionale, che è lo stesso di quello che c'è da noi a Cosenza ad esempio.
you can get any credit card into the slit, and now it's a stamp for your smartphone. Allora, io sinceramente non me ne vorrei andare mai da qua, c'è troppo bello, solo che praticamente sono fuori dalle 11 di stamattina e adesso sono quasi le 5, in Italia praticamente saranno tipo le 10 della mattina, sono veramente stanco, ora vado a prendere la metro e torno a Shinjuku. Spero di riposare un'oretta e mezza e poi vado a mangiare qualcosa, ma stasera 9:30-10 massimo voglio essere a letto, non che debba dormire, però insomma ho bisogno di riposare. È stata una giornata bellissima e sono innamorato di questo posto, veramente spettacolare. Oh, buongiorno, praticamente stamattina ha piovuto e non sono uscito, ho perso un po' di tempo così magari a finire un lavoretto che sto facendo e ci vorrà un po' per fare tutto, però insomma, almeno stamattina ho iniziato. Ora sto cercando di arrivare al
tempio di Meiji, e sono però quasi 2 chilometri a piedi, quindi sarà una cosa lunga da fare, ci vuole un po' di tempo per arrivarci. In realtà poteva arrivarci pure con la metro, però alla fine ho preferito così, andarci a piedi, perché comunque visiti pure la città così, se no te ne stai sempre fermo in metro e non vedi niente. Mamma che scarpinata, raga, sembravano pochi, 2,3 chilometri, ma sono assai. Finalmente sono arrivato al tempio di Meiji, al santuario di Meiji, o almeno così mi pare che si chiami. Ne avevo sentito tanto parlare e finalmente sto per entrarci. In realtà sono le 4 meno un quarto, quindi non ci starò assai, penso circa un'oretta, poi me ne vado. Non so nemmeno se si paga per entrare, a dire la verità. Vediamo. Raga, che dire, è veramente spettacularis. Cioè, è fantastico sto coso. L'unico lato negativo quando viaggi da solo è che nessuno ti può fare le foto fighe, quindi ti devi industriare per avere qualcosa di leggenda per te che possa comunque dare un minimo di ricordo bello di questo momento. Comunque rimarrà tutto nella mia mente, ma la foto ci vuole, la foto di rito, non è il classico selfie. Proprio deve essere una foto che poi comunque andrà ritoccata tramite Lightroom per dargli una migliore qualità o una tonalità di colore particolare. Ma prima di entrare nel tempio bisogna lavarsi le mani e le labbra. In pratica in molti tempi in cui si accede va eseguita questa pratica, che serve per purificarsi. Io l'ho già fatto, sto solo documentando in questo momento. Siamo all'interno del tempio, ancora più all'interno veramente di come eravamo prima. Faccio una panoramica 360. Allora, me ne sono dovuto andare dal tempio perché praticamente alle 5 chiude e già alle 5 meno 20 ci hanno cacciato. Ora praticamente mi separano
quasi 2,5 km all'hotel, quindi è una bella camminata, ci vorrà almeno, senza esagerare, 40-45 minuti per arrivare. E io sono già stanco morto. Però mentre me ne stavo per andare, ho notato che c'è una stradina piccola, illuminata, che secondo me non ci si può nemmeno entrare. Io ci vado lo stesso, vediamo un po', mi faccio qualche metro, non so dove porta, non ne ho la più pallida idea. Addentriamoci, boh, non c'è scritto, non c'è nemmeno un cartello a indicare, vediamo un po'. Qua c'è una scritta. Però sinceramente non so a che cosa si riferisce, boh. Non ne ho la più pallida idea. Proseguiamo un altro po'. Non mi voglio addentrare troppo perché è già notte qua, praticamente sì, sono le 5, però è molto buio e come ho detto prima non so dove porta questa strada, probabilmente porterà a, comincio a vedere macchine, probabilmente un parcheggio, non so nemmeno dove spunta, perché credo prosegua parecchio. Pure qua ci sono delle scritte che ovviamente non si vede perché è buio pesto. Vediamo se riesco a zoomarla. Sì. Cioè non oso immaginare ad addentrarmi qua. Secondo me qua è il parcheggio di chi ci lavora. Che ci sono pochissime macchine, ci sono. Che comunque c'è gente che ci lavora qua, ci sono i mercatini e altre cose. Infatti c'è qualche, c'è il parcheggio, si vede. C'è una specie di palazzo dove stanno uscendo persone e delle macchine, quindi penso che sia una cosa riservata agli addetti ai lavori. No, arrivo là dove c'è quella cosa che si vede e mi volto, anche perché come ve l'ho detto, come vi ho detto prima, devo tornarmene all'hotel da lontano. Ah, no, sta, c'è qualcuno che è uscito. Quindi vuol dire che da qualche parte porta sta strada. O si interfaccia, si interlaccia con altro. E mo proseguo allora. Se questo qua l'ha fatto, perché non dovrei farlo pure io? Vediamo, da qualche parte usciremo. Infatti c'è, qua c'è il divieto, io non so dove, da dove è uscito questo qua, però se vedete qua c'è un divieto, ecco, quindi in teoria non ci si potrebbe addentrare. Questo è quello che si vede in mezzo agli alberi. Niente raga, è diventato tipo, praticamente tipo film horror. Niente, torno indietro, sicuramente si poteva uscire da qualche parte, ma non conoscendo proprio il posto è meglio evitare, è meglio fare la strada che conosco, perché magari questa prosegue per qualche altro centinaio di metri e non me la sento di
di andare oltre, dai. Stavo pure pensando che non è che chiudono tutto qua e poi mi lasciano dentro, e praticamente devo fare la notte dentro il tempio. Tutto è possibile, poi finisce davvero a film horror. Qua non, cioè praticamente sei in mezzo a una specie di foresta, non so dove, che cosa c'è all'interno di tutta la natura qua. Cavolo, non so se si vede, ma praticamente ci sono rimasto solo io qua, non c'è più nessuno, nemmeno un turista. Sto incominciando un po' a spaventarmi, ma spaventarmi nel senso tipo da ridere, da film horror, capito? Perché un po' l'aria ce l'ha, insomma. Come se guardate avanti. Ecco, praticamente non si vede niente. Quella luce alla fine è l'uscita. Ragazzi, sto morendo. Me la sono voluto fare di corsa perché veramente hanno chiuso qua. Cioè alle 5 chiudono tutti. Se infatti forse, non so se l'ho riuscito a vedere alle mie spalle, c'è il cancello chiuso, ci sono i cancelli, si vedono? Ed è tutto chiuso. Quindi ho dovuto chiedere se per piacere tipo la guardia mi faceva uscire. È stato gentilissimo, mi ha fatto uscire, se no dovevo dormire, quasi quasi mi facevano dormire nel santuario. Mamma, che esperienza pazzesca, fantastico. Ogni giorno in Giappone è come se fosse un'avventura, ancora di più se non lo conoscete e siete tipo esploratori come me che vanno nei luoghi così che hanno sentito parlare così per caso, insomma. Potrei visitare altri posti che sono vicinissimi dove ho l'hotel, ma alla fine mi vedo sempre invischiare in situazioni tragicomiche come in questo caso. Sono esausto e ancora devo fare quasi 2,5 km fino all'hotel. Oh, salve, buongiorno a tutti. Stamattina mi sono svegliato un po' tardi perché ero stanco e morto. In realtà mi sono svegliato alle 9:15, poi sono andato a fare la colazione e poi mi sono rimesso a letto. La giornata di ieri è stata molto stancante. Oggi vorrei arrivare a Shibuya, però prima di arrivare a Shibuya voglio andare a mangiare, visto che è orario, in un ristorante che ho visto qualche giorno fa, che mi ero ripromesso di visitare. Vediamo un po' come va e soprattutto speriamo che mantenga il tempo, perché è molto nuvoloso. E spero che non piova, anche se ormai ci sono abituato, perché da quando sono arrivato praticamente non ha fatto un giorno di sole, è stato sempre nuvoloso, con piccolissime piogge di rado ogni tanto, diciamo che non ha mai piovuto veramente, quindi da un certo punto di vista sono stato pure fortunato. Niente, andiamo a mangiare adesso, mi fa fame. Come ogni buon ristorante da queste parti ci sono i menu in vetrina con i relativi prezzi. Ovviamente tutti i menu che vedete sono finti, non sono veri, però già vi fanno capire più o meno che cosa andate a mangiare. Abbiamo iniziato male la cosa, praticamente si ordinava tramite la macchinetta e poi viene direttamente la cameriera
a prenderti il bigliettino che è dentro la macchinetta. Thank you. Ed ecco il pranzo. Pensavo peggio, invece sono molto invitanti le cose. Pagato tutto questo, compreso la birra, quasi 1300 yen. Non male, dai. Comunque, pranzo ottimo. Menù mix giapponese e americano, anche se in realtà sono tutti prodotti locali. Nuovo totale 1270 yen, compresa la birra. Quindi sono praticamente 9,28 euro. Quindi se uno vuole, pensa che qua viene e spende un sacco di soldi per il cibo, si sbaglia proprio alla grande, nel senso che almeno che non voglia mangiare delle carni particolari tipo quella di Kobe, tutto il resto alla fine è abbastanza accessibile. Molti mi hanno detto vai a mangiare sushi. In realtà non ci sono ancora andato, perché sì, credo che qui vada, ovviamente sia qualcosa di speciale rispetto alle nostre parti, ma non mi sembra che sia assolutamente il pranzo con la portata principale. Ci sono tante cose che si possono mangiare e quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Io dove mi sto trovando tipo a sensazione che il posto possa essere buono, mi sto fermando. Ad esempio l'altro giorno vi ho mostrato che sono stato a mangiare la pizza. Io pensavo che la pizza facesse schifo, invece vi posso dire che la pizza che ho mangiato quella sera era eccezionale, era molto meglio di alcune pizzerie che ci sono in Italia. Quindi non vuol dire che per forza uno che viene qua trova pizze immangiabili, insomma. Ovvio, non vi andate a prendere la pizza con l'avocado, perché c'è pure quella. Però se prendete una margherita magari vi può andare bene, come andate a me. Siamo finalmente a Shibuya, il quartiere della moda, e dove c'è la statua di Hachiko, è quello che è sicuramente uno degli incroci più popolati del mondo. Qua ogni giorno passano centinaia di migliaia di persone. Il posto è veramente bellissimo, pieno di luci, schermi, gente di tutte le parti del mondo, cioè sono quasi stordito dalla bella, cioè non so quanta gente c'è, sembra una festa, bellissimo. Andiamo a fare il passaggio, vediamo se riesco. Sarà fare uno slalom tra centinaia di migliaia di persone.
È rosso! È rosso! La gente si ferma in mezzo alla strada. Salve ragazzi, buongiorno. Oggi è ultimo giorno utile per visitare qualcosa. In realtà sono già uscito perché voglio andare a fare qualche regalo. Non ho avuto tempo per comprare assolutamente quasi nulla, nemmeno per me. Non ho comprato niente nemmeno per me. Quindi stamattina assolutamente si va a fare i regali e poi vedremo se pomeriggio ho la possibilità, vado a comprare il biglietto del treno, del pullman sicuramente, perché domani mattina poi si ritorna, si parte per tornare in Italia. Questo è uno degli esempi perché io preferisco camminare a piedi piuttosto che andare in metro in alcune zone. Vi trovate sempre posti veramente molto particolari e belli, come questo tipo piazzetta, non so. E c'è questo palazzone che è bellissimo, magari in video non rende, ma è bellissimo. È sotto qua. C'è praticamente Artmia, che è un negozio di souvenir dove io sto per andare per fare qualche acquisto, qualche regalo. Allora, questo qua è uno dei posti dove non dovreste venire mai a Tokyo, perché praticamente è un negozio made in Square, dove ci sono tutti i prodotti della Square Enix e sono tutti bellissimi, ma allo stesso tempo quasi tutti sono molto costosi. Quelli che volevo io, ovviamente quello più scarso costava tipo 70 euro, una cosa del genere. Qualcosa l'ho comprato lo stesso perché dovevo fare qualche pensierino, ma forse è stato per me avere comprato tutto il negozio in blocco. È troppo bello, insomma, una cosa veramente spettacolare. Se siete amanti del mondo Square, quindi Final Fantasy, Dragon Quest, che ne so, Nier Automata e tanti altri giochi tipo Octopath Traveler, cioè non ve li... Ho finito di fare tutti i regali e finalmente mi sono fermato pure un quarto d'ora, 20 minuti a mangiare qualcosa al volo perché avevo un po' di fame,
e adesso me ne sto tornando in hotel. Però, come vi ho forse già accennato in precedenza, camminando per le stradine di Shinjuku si trovano delle meraviglie che altrimenti uno si perderebbe magari se viaggia sempre in metro per spostarsi. Infatti, camminando per tornare verso l'hotel, mi sono trovato praticamente un piccolo tempio, un piccolo santuario, sarà forse un santuario minore, non lo so, non sono un esperto del luogo, né tantomeno so come funzionano determinati meccanismi religiosi. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine del viaggio. Io sto raccogliendo tutta la roba e tra poco vado a fare il check out, che ho per le ore 11, ora sono le 10:30. Sto mettendo un po' d'ordine, cercando di vedere se non ho lasciato nulla, e me ne ritorno in Italia. Sono stati giorni intensi, molto belli. È sicuramente un'esperienza unica da fare assolutamente almeno una volta nella propria vita. Ora che voi la vogliate fare da solo o in compagnia, questo è una vostra scelta in base a come ve la sentite voi. Io dico che è un'esperienza che si può fare benissimo anche da soli, perché in fin dei conti il Giappone è una meta tranquillissima, insomma. Che dire, spero di tornare al più presto in Giappone. Ora non so quando, ma spero nei prossimi 2 o 3 anni di poter di nuovo tornare qui. Devo raccogliermi un budget sufficiente per poter tornare, magari stare non una settimana, ma magari anche 10 giorni, perché vorrei spostarmi da Tokyo, vorrei andare sicuramente a Kyoto e ad Osaka, però questo richiede tempo e vanno pure organizzati più o meno bene. Va fatto il Japan Rail Pass, quindi dovrò vedere, sicuramente ci vorrà del tempo. Potrei raccontarvi altre 1000 storie su questo viaggio, ma non è questa l'occasione. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao ciao!